Wattei a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo video. Oggi avrei dovuto portare un Q&A, però non so per quale motivo volevo parlare un pochettino con voi, quindi riportarvi comunque un vlog in cui affrontavo con voi un determinato argomento e come potete leggere dal titolo ho scelto questo argomento, ragazzi, perché comunque era da un po' di tempo che pensavo di fare un video del genere e non so, oggi mi sembrava il giorno giusto per farlo. Non mi sono preparata alcun discorso per fare questo video, quindi probabile che mi dilungherò un pochino, quindi preparatevi se il video dovesse durare un po' più del solito. Intanto vi chiedo scusa, però questi sono argomenti, ragazzi, di cui magari uno preferisce parlare un pochettino di più, quindi non parlarne troppo alla leggera, diciamo così. Non voglio fare questo video in tono cupo, in tono triste. Non voglio quindi che questo video vi rabbui la giornata, assolutamente no. Anzi, voglio fare questo video per parlare con voi di come io ho vissuto l'ansia e la depressione, per mandare comunque a chiunque dovesse vedere questo video un messaggio di speranza, tra virgolette, un messaggio comunque positivo. Penso che già a prescindere il fatto che io faccia questo video sia un messaggio positivo, perché comunque sappiamo benissimo che l'ansia e la depressione sono due mostri abbastanza grossi, ragazzi, che possono comparire nella vita di una persona e nonostante questo io appunto sono qui a parlarne con voi, comunque abbastanza tranquillamente. Quindi già questo, ragazzi, dovrebbe essere appunto un messaggio positivo, mi ripeto. Mi chiedo in anticipo scusa se comunque mi vedrete un pochettino frenata in questo video, tra virgolette, ma comunque, ragazzi, sono qui a parlarvi di due aspetti che hanno fatto parte, quindi per fortuna posso parlarne a passato, e quindi hanno fatto parte della mia vita quindi parlarne con voi significa ricordare un periodo veramente molto 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 buio della mia vita e quindi sappiamo benissimo, ragazzi, che di solito le cose brutte, le cose tristi cerchiamo di lasciarcele alle spalle, cerchiamo sempre di dimenticarcele, quindi parlarne significa far riaffiorare certi ricordi e non è mai una cosa che si affronta con tanta tranquillità, per cui scusate se mi vedete un pochettino, non lo so, così, ma comunque ci tengo a parlarne con voi. E quindi sì, è così, l'ansia e la depressione hanno fatto parte della mia vita. Si tratta di un po' di anni fa, per fortuna, quindi ormai già è passato un pochettino di tempo. Io, ragazzi, ho cominciato a soffrire di ansia, credo all'inizio del 2011. Adesso io non mi ricordo neanche precisamente l'anno, credo sia il 2011, non ne sono totalmente convinta, ma come vi ho appena detto, uno di solito cerca di buttare nel dimenticatoio certe cose e quindi ho i ricordi anche abbastanza sfocati, perché penso sia una modalità della mia mente di esorcizzare quello che ho vissuto e quindi ho i ricordi così un pochettino sfocati. Però appunto credo di aver cominciato a soffrire di ansia, ragazzi, nel 2011, proprio a principio del 2011, credo. E la cosa assurda, ragazzi, che molto spesso le persone non capiscono è che tipo nel 95% dei casi uno non sa spiegare il motivo per cui comincia a soffrire di ansia ed è quello che è successo esattamente a me. Mi sono ritrovata una mattina così, ragazzi, con l'ansia. È una cosa che non ho mai saputo spiegare agli altri, è una cosa che non ho saputo mai motivare a me stessa, più che altro, anche se ho provato a spiegare a me stessa perché soffrissi di ansia. Adesso non voglio proprio entrare nei particolari, ma comunque una cosa che non ho mai del tutto chiarito agli altri e a me stessa. Quindi mi sono svegliata una mattina, ragazzi, così, con l'ansia, quindi mi sentivo quest'ansia addosso, mi sentivo il batticuore, mi sentivo sempre un nodo in gola costantemente. Ragazzi, ho vissuto i miei giorni con questa maledetta ansia addosso, quindi con questo maledetto nodo in gola, con questo maledetto nodo allo stomaco, eccetera, eccetera. Quindi già vivere così e non riuscire a capire il perché già ti atterra, ragazzi. Io in quel periodo stavo insieme al mio primo ex, con il quale avevo una relazione a distanza e quindi credo che anche questa cosa non abbia facilitato la mia situazione, anche perché comunque con lui non stavo bene, anche se non volevo riconoscerlo, e quindi non stare bene con lui, non riconoscerlo e vivere
vivere a distanza da lui è stato un mix, ragazzi, secondo me allucinante per me in quei momenti. E quindi probabilmente anche questo ha influito a ingrandire la mia ansia. E la cosa più brutta che appunto si vive, io adesso voglio anche descrivervi quello che ho vissuto io personalmente, perché magari ci sono persone fortunate che non hanno mai avuto episodi simili nella loro vita, che vogliono capire effettivamente cosa si sente. E quindi la cosa più brutta in quei momenti era non riuscire a capire perché, e non riuscire quindi a superare e quindi a schiacciare questa mia ansia. In quel periodo andavo anche all'università e quindi questa ansia è andata anche ad intaccare ovviamente i miei studi di allora, studi che comunque credo che a prescindere avrei abbandonato, come ho fatto ovviamente. E quindi, ragazzi, già l'ansia di per sé stava minando la mia vita, che vivevo appunto con questo magone addosso, inspiegato, inspiegabile, che mi rattristava completamente la vita e che rattristava di riflesso anche le persone attorno a me, quindi le persone della mia famiglia principalmente, chi viveva insieme a me. Anche perché io sono una persona, ragazzi, molto solare, mia madre dice che sono il sole della casa, quindi questo vi fa capire come queste persone, anche quindi anche come la mia famiglia, abbia potuto vivere una cosa del genere in modo totalmente negativo, perché quest'ansia stava minando il mio essere, quindi il mio vero essere. Stavo quindi cominciando a non essere più me stessa a causa di questa ansia. E dopodiché credo sia arrivata la botta finale, ragazzi, perché come vi ho già detto, con il mio primo ex le cose già non stavano andando molto bene. In più questa mia ansia stava minando ancora di più questo rapporto, che comunque di suo già non stava in piedi. E quindi poi è arrivato il colpo finale, direi, lo definirei così. È arrivato a luglio, quindi a luglio di quello stesso anno. Io vi ho detto che ho cominciato a stare male al principio, proprio i primi di gennaio di quell'anno, e a luglio di quell'anno è arrivata la botta finale, ragazzi, perché io e il mio primo ex abbiamo deciso di lasciarci. Più che altro è stato lui a decidere di lasciarmi. A questo punto della mia vita lo ringrazio, anche se a causa di questo, ragazzi, appunto è arrivato, credo, il momento più buio di tutta la mia vita. Quindi questa relazione ha trovato il suo termine, è giunta alla sua fine a luglio di quell'anno, e allora, ragazzi, alla mia ansia si è aggiunta purtroppo la depressione. Quindi sì, è una cosa che magari alcuni potrebbero ritenere ridicola, perché uno dice: mizzica, vabbè, già non sapevi perché stavi male e perché ti molla il ragazzo di turno, mi cadi in depressione. Potrebbe risultare una cosa ridicola, però io che l'ho vissuta posso non definirla ridicola, perché la me di quei momenti a quanto pare ha deciso, anche se inconsciamente, di reagire così, ragazzi. Quindi sì, sono entrata in depressione il giro, credo, sì, di 2-3 giorni dal momento in cui c'è stata questa rottura. Non lo so, c'è stata una caduta allucinante, veramente una caduta allucinante. Ritrovarsi da essere una persona relativamente normale, tra virgolette, anche se non lo ero, perché come vi dicevo, la mia ansia comunque non mi faceva vivere appieno la mia vita e non mi permetteva di essere appieno me stessa. Quindi ritrovarsi da essere una persona abbastanza normale a ritrovarsi ad essere una persona, ragazzi, completamente annientata, diciamo così. Direi che non è stata una depressione tanto leggera, anzi, io comunque ero giovanissima, quindi sì, si tratta di depressione giovanile, però è stata una depressione parecchio pesante, ragazzi. Praticamente mi sono ritrovata a non vivere più. Io dico che si deve vivere, non si deve esistere, e io in quel periodo mi sono ritrovata soltanto ad esistere. Cioè, ero praticamente, ragazzi, un corpo che camminava quando aveva voglia di camminare, senza la minima scintilla di vivere. Cioè, e mi ero spenta veramente completamente, ragazzi, e è stato un dramma per me, ma l'ho riconosciuto come dramma dopo, ovviamente, che ho superato il tutto. Ed è stato un dramma per la mia famiglia, specialmente per mia madre, che adesso, a distanza di anni, mi rendo conto,
ha vissuto veramente un incubo in quel periodo, anche perché, vi ripeto, io sono sempre stata una persona solare e... cioè, diciamo, la gioia della casa, quella che comunque portava sempre gioia in casa, anche nei momenti difficili cercava di sempre di tenere sul morale, eccetera. Quindi figuratevi come diavolo ha vissuto mia madre e la mia famiglia quella situazione. Questa depressione, vi dicevo, mi ha spenta completamente, mi sono ritrovata ad esistere tipo per un mese e mezzo, tipo 2 mesi, che per fortuna, ragazzi, non è un periodo di tempo così grande, perché ci sono persone che combattono per mesi e mesi, forse anche anni, l'ansia e la depressione, e forse dopo tanto tempo riescono a vincere la loro battaglia. Io per fortuna posso dire di avere cominciato ad intraprendere la mia battaglia dopo pochissimo tempo comunque. E in questi 2 mesi quindi c'era questo corpo che camminava per casa, ragazzi, che molto spesso non aveva neanche voglia di alzarsi dal letto la mattina. Ci sono stati giorni, mi ricordo, mattine in cui mia madre doveva tirarmi giù dal letto, ragazzi, a forza. E... è incredibile se ci ripenso. E stavo tutto il giorno chiusa nella mia stanza, nel mio studio, diciamo, lo chiamavo così, e sulla poltrona, perché avevo una poltrona lì, seduta al buio, perché abbassavo ovviamente la tapparella, quindi quasi completamente al buio tutto il giorno, ragazzi, facendo assolutamente niente, buttata così su quella poltrona, sprecando attimi della mia vita, perché quelli sono momenti veramente sprecati di vita, ragazzi. E comunque in quei momenti non è che non provassi niente, anzi soffrivo, ragazzi, stavo male, e perché comunque non riuscivo a farmi una ragione di quello che era successo, della rottura. Principalmente era questo il motivo: non mi facevo una ragione del perché io stessi male e lui no, del perché io dovessi soffrire e lui no, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente, ragazzi, anche fisicamente non ero ridotta molto bene, non dico di essere deperita, ma forse un pochettino sì, perché comunque con l'ansia e la depressione voglia di mangiare zero. Tra l'altro, vi ho detto che avevo sempre questo nodo in gola, questo nodo allo stomaco, quindi quasi non mangiavo più. Avevo cercato, mi ricordo, anche dei rimedi naturali all'ansia. Mi ricordo che mi mettevo nell'acqua le gocce di valeriana, che di regola ti aiutano a rilassarti, rimedi naturali che però non servivano. E quindi ho passato così 2 mesi della mia vita. Mi ricordo che poi ero andata a parlare anche col mio medico, che tra l'altro è comunque un amico di famiglia, cioè ero andata a parlare con mia mamma, e mi aveva prescritto, ragazzi, degli psicofarmaci che io però non ho mai preso. Mi sono rifiutata di prendere perché avevo estrema paura di quelle medicine, anche perché se poi cominci a prenderle, ragazzi, te diventi assuefatto, quindi non puoi più farne a meno, sono tipo una droga, tra virgolette. Quindi se poi arriva un giorno che devi smettere, comunque non puoi smettere di colpo, perché comunque il corpo si è abituato, eccetera. Quindi io avevo il terrore di questa cosa, e quindi quelle medicine non le ho mai prese. E credo che già quello sia stato un segnale per me, il fatto. Ma mi sono messa, mi ricordo, quel giorno a pensare, ho guardato la scatola degli psicofarmaci e mi sono detta: ma veramente io voglio arrivare a questo? Voglio arrivare a dipendere da queste medicine per risolvere i miei problemi? E quindi credo che già quello sia stato il primo segnale per riuscire a cominciare a combattere la mia battaglia. E una cosa tristissima, ragazzi, che mi ricordo è che non volevo parlarne con nessuno, anche perché mi sentivo totalmente incompresa, perché è così che chi soffre di depressione si sente nella maggior parte dei casi, perché non sai spiegare il motivo e non sai spiegare forse come ti senti, e quindi credi a prescindere che gli altri non ti possano capire. Ma non è neanche, secondo me, colpa totalmente degli altri, perché giustamente uno, non vivendo una situazione, ragazzi, non può totalmente capire come ti senti e cosa senti. Ero arrabbiata, sì, anche con gli altri perché non capivano, però questa è una prima cosa che vi voglio dire, ragazzi: non vi arrabbiate troppo con gli altri, perché appunto se non lo hanno vissuto non possono capire come vi sentite. Sì, credo dia fastidio quando gli altri danno per scontato che sia facile fare qualsiasi cosa quando sei depresso. Quindi sì, anche a me dava fastidio, è ovvio, quando danno per scontato, ti dicono, che ne so, esci, oppure dai sforzati, mangia, oppure dai sforzati, fai qualsiasi cosa. E anche a me dava fastidio, perché quando sei depresso ti è difficile fare
fare qualsiasi cosa, ragazzi, perfino lavarti, e vi ho detto tutto. E quindi non volevo parlare con nessuno, volevo stare completamente da sola con me stessa. E questo è un errore, credo, che si faccia spesso: credere di poter risolvere tutto a prescindere da soli. Non sempre è così, ragazzi. E quindi mi ricordo che un giorno mia mamma era venuta a parlarmi, come provava a fare sempre, come provava a fare tutti i giorni, e non mi ricordo precisamente cosa mi disse, perché ho rimosso anche quello, però so che mi ha detto qualcosa che ha fatto scattare in me la scintilla della vita. E mi ricordo anche che forse il giorno prima a questo momento qua che vi dicevo, stavamo guardando la TV insieme, io, mia mamma e mia sorella, e c'è stato un momento in cui una cosa che stavamo guardando mi aveva fatto ridere, mi aveva fatto sorridere, quindi io per un attimo diciamo che ho riso, e l'attimo dopo, ragazzi, mi sono sentita tipo pentita di aver riso. E allora, ripensando a quello e pensando a quello che mi aveva detto mia mamma, ragazzi, mi sono detta: ma che diavolo sto facendo? Cioè, posso io, Mariangela, che adoro ridere, perché io credo che ridere sia una delle cose più belle che ci siano in questo mondo, pentirmi di aver riso? Posso io, Mariangela, negarmi di ridere? Posso io, Mariangela, negarmi di vivere? E quindi credo che principalmente siano state queste le prime due cose che mi hanno fatto cominciare a pensare sul serio a quello che stavo facendo. Ed è stato importante. È stato importante perché fondamentalmente è come se ridere e mia madre mi avessero salvato la vita. Ed è una cosa bellissima questa. Forse l'unica cosa bella che c'è di quel periodo, perché ovviamente tutto il resto è stato uno schifo, ragazzi, è stato oscuro, ecco. E quindi queste sono state le prime due luci che ho visto nell'oscurità, ed è meravigliosa questa cosa, me la ricorderò per sempre. E quindi da quel momento, ragazzi, mi sono detta che dovevo cominciare a riprendere in mano la mia vita. Quindi se qualcuno adesso volesse chiedermi: quindi come hai fatto tu, giocherina, a combattere e a vincere l'ansia e la depressione? Prima di tutto, ragazzi, non vi chiudete in voi stessi. È vero che la forza bisogna prenderla da dentro di sé, perché questo è vero, perché se non sei tu il primo a voler uscire da quel tunnel, nessun altro può farlo per te. Quindi questo è vero, la forza sta dentro di noi, perché io nella mia situazione, ragazzi, la forza l'ho trovata dentro di me. Però non vi chiudete in voi stessi, parlare fa tanto, ragazzi. Io vi dico semplicemente un'altra cosa: per esempio, prima di quel periodo io ero una persona estremamente chiusa, una persona che teneva dentro di sé sempre le proprie emozioni, fossero negative, fossero positive, le tenevo sempre per me, quindi me le accumulavo dentro, ed è un male, ragazzi, è sbagliato tenere le proprie emozioni, specialmente quelle negative, dentro di sé. Io, dopo aver vissuto questo terribile periodo, da allora, ragazzi, non appena sento qualcosa dentro di me, qualcosa che mi fa stare male, qualcosa che mi rende triste, qualcosa che mi frustra, devo parlarne, ne sento proprio il bisogno quasi fisico, tra virgolette. Quindi parlate per favore, confidatevi, apritevi alle persone che vi vogliono bene. Se avete, non lo so, un migliore amico, a vostra madre, a vostro padre, vostro fratello, vostra sorella, se ci sono persone che davvero vi amano col cuore, apritevi con loro. È la primissima cosa importante da fare, ragazzi: non tenetevi le cose dentro, apritevi. E questo è vero, da quel momento che vi dicevo che ho cominciato a vedere la luce, ho parlato tantissimo con mia mamma. Ecco perché adesso sono così. Perché in quel periodo, ragazzi, da quel momento ho parlato tantissimo con mia mamma ogni giorno. Se magari ogni giorno, che ne so, stavo male, quella santa donna è stata lì ad ascoltarmi le ore. Anche semplicemente ascoltarmi, ragazzi, ma è importante. Dopodiché, dove ho trovato la forza? Questo, ragazzi, ognuno lo sa per sé, tra virgolette, nel senso che io semplicemente da quel momento ho cercato di ricominciare semplicemente a vivere la mia vita, a fare le cose che facevo prima, le cose di tutti i giorni anche. Bisogna vivere semplicemente la propria vita. So che sembra una cosa assurda da suggerire, però è così che io ce l'ho fatta, ragazzi. Ho ricominciato a vivere piano piano, ho ricominciato a fare tutte le cose che facevo prima, che ne so, giocare alla play, stare al computer, guardare cose
cose che mi interessavano, leggere, disegnare. Ho ricominciato a fare tutte le cose che facevo nella vita di tutti i giorni prima che mi succedesse questo. Quindi, che ne so, avete un hobby? Vi piace andare al cinema? Fate uno sport? Andate a giocare a calcio con gli amici? Vi piaceva uscire con le amiche? Ecco ragazzi, queste sono le cose che dovete ricominciare a fare. Dovete ricominciare a vivere la vostra vita, piano piano, cercando dentro di voi quella forza che vi permette di vivere normalmente, quotidianamente, la vita di tutti i giorni. Non so, magari è un consiglio ridicolo, un consiglio inutile, però vi ripeto che è così che io ce l'ho fatta a sconfiggere sia l'ansia che la depressione. A distanza di anni, ragazzi, non ho più rivissuto né ansia né depressione, per fortuna, nonostante nella mia vita comunque da quel momento, comunque nel corso degli anni, ci siano stati momenti veramente difficili assieme alla mia famiglia, momenti veramente duri. Nonostante tutto non sono ricaduta né nell'ansia né nella depressione, perché ho capito come fare per combattere. Quindi ragazzi, mi raccomando, contate sull'appoggio delle altre persone, delle persone che vi amano, che se vi amano veramente vi staranno vicini in tutti i momenti bui e brutti della vostra vita e che vi sosterranno sempre, e contate soprattutto su di voi, perché ragazzi, se ce l'ho fatta anch'io, che in quei momenti veramente mi sentivo devastata, mi sentivo la persona più piccola, inutile e debole del mondo, mi sentivo che non ce l'avrei mai fatta a superare quel periodo così orrendo, se ce l'ho fatta io, ragazzi, possono farcela tutti, chi in più tempo, chi in meno tempo. La depressione si può sconfiggere, è importante ragazzi, perché la vita è bella nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti i periodi brutti. Vivere è bello perché ci può dare tante belle emozioni. Io, se non avessi superato quel periodo, ragazzi, probabilmente adesso magari non sarei qua, non avrei vissuto altri tanti bei momenti che ho vissuto prima di conoscere Rodrigo, non avrei potuto godere per esempio neanche, che ne so, di momenti semplici della giornata insieme alla mia famiglia, insieme a mia madre. È importante vivere, ragazzi, quindi mi raccomando, stay strong, non vi rinchiudete, aprite le finestre, fate entrare aria pulita, fate entrare il sole dentro la vostra camera e soprattutto dentro di voi. Madonna, sembro uno di quei coach motivazionali, mi sento un pochino ridicola, però spero che in qualche modo davvero questo video sia servito a qualcuno e che comunque vi abbia aperto una finestra in più su quella che è Giocherina e su quello che è stato un periodo della mia vita. Quindi magari non tutto quello che si vede così di facciata è tutto quello che è una persona, quindi mi vedete sempre così sorridente, spiritosa, simpatica, ma cioè questo vi fa capire, ragazzi, che nella vita di chiunque ci sono tanti tipi di momenti. Spero di non avervi annoiato troppo, ragazzi. Io ringrazio chiunque quindi abbia deciso di guardare questo video. Non dico di condividere le vostre esperienze con me in commento, perché magari appunto non avete voglia di parlarne o comunque sono fatti vostri privati. Però qualsiasi cosa, ragazzi, ci sono qua sotto i commenti, io li leggerò sicuramente tutti. Grazie di cuore, un bacione e a te e a tutti, ciurma da Giocherina. Ciao.